fischia Carlo Rinalda, è iniziata Lecce Fiorentina, buon divertimento con la 26esima giornata del campionato primavera. Avanza il 15. Cercato tra le linee Caprini, si muove benissimo la Fiorentina. Occhio a questo tentativo di cross all'interno dell'area di rigore. La palla resta lì. Arriva il gol del vantaggio della Fiorentina, firmato da Rubino. 1-0 per la Viola. E rivediamo ancora l'ottimo inserimento di Rubino, che prima allarga dalle parti di Fortini sulla respinta. È bravo a mettere dentro. Parte il cross all'interno dell'area di rigore. Caprini! Alto sopra la traversa. Si arrabbia quei Borbei. Invece il 36 ha colpito indisturbato. Borbei con la testa. Occhio perché la sfera viene intercettata da Caprini, che prova a lanciare in verticale. Il movimento, il cross in mezzo. Addo che mette fuori. Era stato bravo a partire Fortini. Addo. Samek. Burnete. Prova il mancino. Deviato. Rischio. Calcio d'angolo. Fischia l'arbitro. Due braccia alzate. Cross. Colpo di testa che non arriva. Fuori. Era anche fuori gioco. Eccolo che arriva. Due braccia alzate. Parte il cross. Pallone sul secondo palo. La palla che resta lì. Scuderi prova ad allontanare. McJan nel scarico. Dario Dac altissimo. C'è stato anche una deviazione. E dunque calcio d'angolo. Rivediamo. Il cross di Ilmaz. Prova a rimetterla dentro Burnete. Scuderi svirgola. Scarico di McJan. Sempre Ilmaz dalla bandierina. Parte il cross con il mancino, a rientrare. Occhio perché la sfera resta all'interno dell'area di rigore. Batti e ribatti, alla fine c'è un fischio. Per il fallo su Baroncelli. Calcio. Due braccia alzate. Parte il cross all'interno dell'area di rigore. Colpo di testa! Arriva il gol del pareggio del Lecce, firmato da Capitan Burnete, che riesce a saltare più in alto di tutti. Tognetti alza il pallone, cercato Caprini, servito Rubino, verticale, dentro a cercare Sene, che è partito in posizione regolare. Sene fino in fondo, l'ottima parata di Borbei. Harder con le mani, ha provato con il mancino Sene. Parte il cross all'interno dell'area di rigore. Attenzione perché la sfera resta lì. Dac prova a colpire. Pallone che viene allontanato. L'arbitro dice che può bastare. Finisce così. Il parte ne dall'altra. È ricominciato il secondo tempo con il Lecce, che ha gestito il primo pallone della ripresa. Nel punto di battuta ci va il Maz. Fischia Rinalda. Parte il cross all'interno dell'area di rigore. Pallone che viene messo fuori. Prova a ripartire là. Fiorentina con Balbo Vieira che va a colpire. Harder, occhio a questo pallone lungo, a cercare Fortini, si sbraccia Copitelli in panchina, parte Fortini, riesce a far arrivare questo pallone ad Harder, dentro per Sene, prima di tutti però Borbei. Rischio. Lancio lungo. Pallone che viene controllato da Dario Daca, poi allontanato da Balbo Vieira. Prova ad arrivarci Caprini, guardate Borbei dove è andato. Rimessa laterale. Rubino dal punto di battuta. Nel frattempo seguiamo questa azione. Cross in area di rigore, colpo di testa che non arriva da parte di nessuno. Poi palla allontanata. Vi dicevo, nel frattempo il Cagliari è passato. Importante questa per il Lecce. Il Maz. Con la Fiorentina che difende ancora una volta a zona. Si schierano tutti sulla linea dell'area di rigore. Due braccia alzate per il Maz.
parte il cross all'interno dell'area, arriva il tentativo in porta da parte di Russo e di Esposito. Se ho stabilmente ad averla toccata per ultimo è stato il 78. Fuori, pronto a prendere un'eventuale respinta Jevoli. Parte il cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa di Sene alto sopra la traversa, ci ha provato. Rivediamo, Rubino mette dentro, stacca bene di testa Sene. Pallone dentro, attenzione al tentativo in porta e la palla che finisce fuori di pochissimo. Grande occasione per McJanet. Tognetti che può andare in verticale, lo fa adesso, fa giocare l'arbitro, colpo di testa a mettere fuori. Finisce qui, finisce 1-1 tra Lecce e Fiorentina.